11 luglio, oggi festeggiamo il patrono d'Europa, così come è stato proclamato da Paolo VI nel 1964, ma anche il patriarca del monachesimo occidentale, e cioè San Benedetto da Norcia, una figura veramente gigantesca non solo per la Chiesa, ma per la storia dell'umanità, perché ha rigenerato la civiltà dopo il crollo dell'impero romano d'Occidente e ha dato un nuovo impulso alla fede cristiana, facendola incarnare nella civiltà europea e facendo nascere qualcosa di nuovo. Gli inni liturgici dicono che durante la sua vita si rinnovarono i prodigi dell'Esodo e della Pentecoste, quindi i popoli nella loro diversità si riconoscono nell'unica Chiesa e ancora una volta gli uomini escono dalle tenebre, dalla schiavitù, dalla barbarie per entrare nella luce, nella patria, della civiltà e della fede in Cristo. E è famoso soprattutto per la regola dei monaci di San Benedetto con i suoi articoli, che coniuga al tempo stesso l'ascolto della parola di Dio, infatti inizia proprio: ascolta, o figlio, le istruzioni del tuo maestro e ascoltale con il cuore. Quindi è una riproposizione in chiave latina del Lev Shomer, del cuore che ascolta, che è presente nella Bibbia. Quindi l'ascolto della parola di Dio, la lode liturgica, ma poi anche l'alternarsi con il lavoro, no? Il celebre adagio ora et labora, prega e lavora, e poi una vita comunitaria intensa, che significa comunione, ma significa anche servizio l'un dell'altro e ospitalità soprattutto. Lui nasce intorno al 580 d.C. da una famiglia ricca di Nursia, Norcia, e va a studiare a Roma, ma a Roma trova un ambiente che non è confacente con le sue aspirazioni di piena umanità e di fede. Per cui si rifugia prima in una grotta, il Sacro Speco cosiddetto, di Subiaco, e poi a Monte Cassino. Naturalmente della sua vita non si sa molto. Quello che sappiamo e soprattutto ciò che scrive San Gregorio Magno, il futuro Papa, che sarà prima di diventare Papa monaco secondo la regola di San Benedetto, lo scrive nei suoi dialoghi. E lì viene presentato un Benedetto tutto dedito alla vita ascetica, che coltiva la preghiera e l'amore verso Dio e la vita comunitaria, ma in termini molte volte idilliaci, o comunque la geografia di San Gregorio non ha i crismi della storicità così come noi vorremmo trovarla nel secolo XXI, nel nostro tempo. Tuttavia ci dà anche notizie preziose, non è da scartare completamente. Sicuramente, ecco, San Benedetto è un personaggio storico ed è l'autore vero della regola attribuita a lui. E sicuramente egli è stato capace di radunare con i suoi carismi e con la forza carismatica della sua persona, radunare i monaci e iniziare quel movimento benedettino più volte, poi riformatosi da se stesso durante il Medioevo, che ha fatto nascere l'Evo Cristiano, meglio chiamare Evo Cristiano quello che noi di solito chiamiamo Medioevo, perché tutto quei 1000 anni che vanno dalla nascita di Benedetto fino alla Riforma, in certo qual modo, sono stati plasmati dalla sua personalità e dal suo insegnamento. San Benedetto muore in una data imprecisata, posteriore all'anno 600. 543, scusate, è antecedente al 560, quindi una data
compresa tra il 543 e il 560, essendo lui nato nell'anno 490, ma la sua impronta, la sua influenza, la sua capacità di incidere nella vita e nella storia, anche civile, è stata straordinariamente feconda. Dice un adagio antico: se tu cerchi la luce, o benedetto, perché ti rifugi in una grotta tenebrosa? Non conserva tanta luce il fondo di una caverna. E tuttavia abbiamo capito, o benedetto, che le stelle risaltano di più in un cielo oscuro. Per cui ecco, la vita ascetica, la vita di preghiera, il nascondimento si addicono molto alle grandi personalità che cercano l'essenza della vita. San Benedetto, patrono d'Europa, prega per i tuoi monaci, prega per tutte le famiglie religiose che si rifanno alla tua regola, prega per la civiltà cristiana, prega per l'Europa.